ciccioli, è il momento di decidere che cosa fare. Scopriamo dopo l'intro del nostro sponsor la decisione migliore. Commonwealth to Austria, oggi c'è guerra. Io ve lo dico, mi sono rotto le balle di aspettare. Sigla. Ah, ragazzuoli, è il momento delle decisioni, quelle irrevocabili e cattive, eh? Io ve lo dico, oggi facciamo la storia, raga. O meglio, ci proviamo. Facciamo la storia o moriremo nel tentativo di farla. Pigliamo altri soldi, via. Allora, io volevo prendere dei mercs. Perché non vorrei combattere solamente con i nostri. 42 e 56. Oddio, non è che ne abbiamo poi così tanti, eh. Allora, vediamo qua che cosa possiamo fare con i mercs. Ah, questo mi sembra un po' eccessivo. Quello lì mi sembra un po' eccessivo. Questo ha 6 di shock. Questi Gallo Glassers. Non sono malaccio, eh. Anche Forlorn Hope. Questi hanno un ottimo generale. 2-5 di disciplina. Questi hanno 10 di morale. Non sono male, eh? Non sono male questi Forlorn Hope. Reclutiamo questi Forlorn Hope. Ok. 65. Io direi ne tirerei su ancora, onestamente. Tirerei fuori anche questi. Ok. Direi che questi due potrebbero tranquillamente attacciarsi alla Grand Company. Ok. Direi che è ottimo, eh. E noi ne abbiamo un bel po' qui. Allora, noi adesso dobbiamo iniziare a pensare anche... Allora, queste 38 navi, alle quali manca un buon ammiraglio, vediamo che dibattito possiamo fare. Maintenance Land Attrition. Advisor Cost, Inquisitore... Tolleranza degli eretici, tolleranza degli atei. Sai che io mi prenderei proprio questo qua? Oddio. Potrebbe non essere... Reform Rotten Broth. Facciamo questo. Almeno ce li leviamo dalle balle. No, l'autonomia magari no, eh. Due influence. No, l'army tradition non tocchiamola, per favore.
E qui cosa possiamo fare? No, è l'Army Tradition, però non voglio perderla io, Diamogli un po' di roba, ok. Ok. Perfetto. Allora. Allora. Vai di lì. Perfetto. Allora, noi perdiamo 7,62, eh? Io direi... Noi potremmo rinunciare un attimino ai nostri missionari, onestamente. Rinunciamo un attimo ai nostri missionari. Ok. Via. Noi dobbiamo attaccare l'Austria. Ma la Spagna? Minchia no. La Spagna ha rotto l'alleanza con noi. Oh cazzo. Oh cazzo, questo è un problema enorme. Aia. Oh mio Dio, no. Ma perché ci odia, scusa? Ma scusami. È per la religione, mi sa. È per la religione. Ma non ce la facciamo, non ce la facciamo mica così, eh. Così non ce la facciamo mica. Perché sono veramente tanti loro. L'unica cosa è se la Francia dovesse scendere sotto il 52, allora potrebbe essere interessante questa cosa. Noi potremmo però togliere la Nobility Integration Policy. Con questo adesso dovrebbero ritornare fedeli, infatti. Con questo dovrebbero ritornare fedeli. Portassimo le Friesland. Sarebbero comunque di più, però è anche vero che... il Commonwealth è pericoloso, eh. Niente, è diventata irreversibile anche con la Spagna. Gli Spanish Field Marshal sono pesanti, eh. Quelli sono proprio pesanti.
Allora, ragioniamo un attimo. Ragioniamo un attimo. Noi abbiamo bisogno di un qualcosa con... Questa vuole Oxford 12. Perfetto. Ok, a noi serve disciplina. A noi serve disciplina. Prendiamoci questi al momento. L'Austria che tech è? È militare 13, eh? Militare 13 l'Austria. Minchia, ma la deve smettere di fightare in altre guerre la Russia. Con chi è in guerra? Coi Timuridi. Vabbè, noi iniziamo a fare uno spy network sulla Spagna a sto punto, perché... A sto punto... Che palle, io volevo fare guerra in questo episodio, ma non potevo prevedere il comportamento ambiguo della Spagna. Allora, noi dobbiamo cercare in qualche modo di prenderci degli altri alleati. C'è poco da fare qua, eh. Ma 30.000 uomini ce li ha, eh. La dissoluzione dei monasteri, attenzione. E poi Cromwell si incazza. Ok. Ok. Questi Reformed Zealots, allora iniziamo a venire qua. Mazziamoli subito. Che palle, oh. Ok. Andiamo coi favori se possiamo fare qualcosa. No, non possiamo fare niente. Noi possiamo fargli ridurre l'opinione del Commonwealth. Ok. Ottimo. Ottimo, adesso vedete a zero di Liberty Desire. Perfetto. 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 Allora, voi unitevi.
Perfetto. Sempre 27, sì. ...160, è ancora un bel po' dobbiamo farne qua, eh. Ancora un bel po' ne dobbiamo fare. Allora, prendiamo l'Institution. Prendiamo l'Institution. Qua abbiamo finito tutte le idee, sì. Sì. E direi a sto punto investiamo per costruire un po' di questi. Via. Ok. Lubeckic subject of England. Picardy production 13. Davvero? E ci prendiamo 700 ducati. Ok, andiamo a farne altri di questi. Ok, noi potremmo portarci avanti di una tecca e lo facciamo. E lo facciamo immediata subito. Tanto vabbè, questa non è una tech particolarmente importante. Allora, vediamo che cosa riusciamo a fare. Noi potremmo... rischiosissimo. Cioè, voi capite che non riusciamo ad attaccarli perché sennò è un disastro? Napoli, Cuba, Spanish. Noi dobbiamo attaccare la Spagna. Is in coalition against Austria. Aspetta un attimo. Ansbach. Scusami, ma l'Austria che coalizione c'ha? Non è che sia una gran coalizione, onestamente, eh? England is allied to Spanish enemy Russia. Ma vai a cagare, va! Ma perché? Ma perché hai fatto sta cosa di inimicarti lui, Claudio? Allora, prendiamo la nostra marina e portiamola qua. Allora, noi potremo valutare questa possibilità qui. Anche se sono tanti loro, sono veramente, veramente tanti. Portogallo è insulso. È veramente, veramente insulso. Artesain. La facciamo? Proviamo a farla sta guerra, perché se no non ce la caviamo più. Ok. Allora, vediamo un po' dove andare a rompere le palle qui, eh. Andiamo. Allora, voi assediare. Ok. Sì.
Salire di lì. Perfetto. Allora, noi possiamo prendere questi e provare ad andare a Stoccolma. Ok. Vediamo se riusciamo a buttarla fuori. No, non riusciamo. Allora, io direi... Vai a Dallas Kogan, buttagli fuori anche quella. Noi andiamo ad attaccare qua. Ok, attacchiamo qui l'Austria. Salire, salire di qua, salire di qua. Ok, scendiamo. Dai che attaccano loro, bene. Proviamo ad attaccarli. Sì, gli facciamo male. Mi sa di no, eh. Sì. Sì, 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 sì. Allora. Scorciamo e scendiamo giù. La buttiamo giù lì. Ok, vediamo se ce la facciamo qua. Ma che madonna, va la Friesland. Va la Friesland. Perfetto. Allora. Ah, perfetto, qua ci hanno preso Stoccolma. Qua ci hanno preso Stoccolma. Ok. Qui dobbiamo andare.
Dobbiamo andare a buttare fuori. Dobbiamo andare a buttare fuori questi staterelli di merda. Tipo Ingolstadt. Però scusami, Milano si può buttare fuori? Direi di sì. Milano è vassallo di chi? Dell'Austria! Oh Cristo. Vabbè raga, ma ho capito, ma... è imbarazzante sta cosa. È veramente imbarazzante. Madonna, dai. Allora, facciamo dei regiment al camp. New Air. Ok, militarizziamo le icone religiose. Militarizziamo le icone religiose. Attenzione, state qua per amor di Dio. Ok, perfetto. Buttiamo giù Ingolstadt. Andiamo a Chur. No, potremmo andare. Sì, andiamo a Chur. Andiamo qua. Allora, vediamo se Ingolstadt possiamo buttarla fuori. Gli facciamo anche il Force Religion. E Ingolstadt l'abbiamo buttata fuori. Ok. Che li stiamo facendo malissimo. Vai a Salzburg. Ok. E che quelli abbiamo presi. Ok. Presi anche questi. Ritiratevi. No, state qua, state qua. Ok. Lì non possiamo fare niente. Cazzo fanno questi? Allora no, dobbiamo... dobbiamo far fare le cose alla Francia anche. Ci deve dare una mano lei, onestamente. Chur is over, bene.
prendere Intel. Ok, bene. Perfetto. Local arrest. Abbassiamo un po' l'arrest, mio signore. Dai che li blocchiamo, Intel. Forziamoli a pagare, che ci servono soldi. Bene. Enrico? Enrico? Chi è morto? Noi, scusa, abbiamo il più 5 contro gli Ateans. Mi sa che l'abbiamo preso. No. Ah, è qua. Eccolo qua. L'expansion of Zealotry. E noi siamo zeloti, mio signore. Ok. Giù. Ok. Si va a Vienna. Noi abbiamo gli svedesi lì a rompere i coglioni. Noi abbiamo gli svedesi lì a rompere i coglioni. Prova andare a Stoccolma, vediamo se riusciamo a buttare fuori la Svezia. Vediamo se riusciamo a buttare fuori la Svezia. Anche se non credo, onestamente. Qui la Francia si è ritirata, attenzione. Ok, sì, riusciamo a buttare fuori la Svezia. Non riusciamo a farli rompere con l'Austria, ma è incredibile. Ma è incredibile. Ma noi riusciamo ad arrivare a Varsavia? Andate a Varsavia, va. Cos'è che è andata giù qua? Minchia, sono entrati in Francia, eh? Sono entrati in Francia. Allora io direi buttiamo fuori la Svezia. Buttiamo fuori la Svezia.
questo dovrebbe ribilanciare un po' il numero delle forze in campo. Milano è low. Salisburgo. Buttiamo fuori anche Salisburgo. Beh, oddio, a parte che la Francia lì ce la fa da sola, eh. Ok, è andata giù Vienna. Vai nell'Opferpfalz. Grande Francia, ma grandissimo il nostro alleato lì, eh. No, devi farti il giro di lì velocemente anche. No, aspetta un attimo, vieni qua, brecciagli il forte e poi te ne vai. Ok. Okay. Va a Varsavia e buttali giù Varsavia a sti stronzi bastardi. Polacchi stronzi. Vai di qua. Perfetto. Perfetto. Allora, altro slot di idee. Vediamo che cosa possiamo prendere. Io onestamente prenderei le economiche. Prenderei le economiche. Via. E eco sia. Allora, vediamo se riusciamo. No, questi non riusciamo mica a buttarli fuori. Sono troppo grossi. Sono troppo grossi. Mamma mia, raga. Che bordello. Ste guerre con l'Austria sono sempre un carnaio. Allora, noi quanto guadagniamo? 18,91. Noi dovremmo fare un lavoro di questo tipo, però. Allora, increase enlistment, che qua, increase enlistment, allora, Sack of Treviso. Ok.
Gli abbiamo fatto male. Gli abbiamo fatto molto male. Ok, allora noi adesso abbiamo la possibilità di buttare fuori... di buttare fuori l'Austria, il Commonwealth. Allora, io mi farei liberare onestamente... 53, non abbiamo abbastanza roba. Ne possiamo fargli una roba di questo tipo. Al Commonwealth. 2100 ducati... Potremmo fare l'humiliate in realtà. Non ci basta. Non ci basta. Non ci basta l'humiliate. Ne potremmo fare war rap. Gli facciamo rompere con l'Austria e gli chiediamo max money. E fuori dai coglioni. E fuori dai coglioni. Tra l'altro c'è un von Habsburg. E adesso qui dobbiamo fargli male qui all'impero, eh. Noi qui dobbiamo fargli molto male. Ok, Salisburgo la buttiamo fuori. E gli abbiamo forzato la religione anche a questi. Ok. Allora, io direi facciamo una roba di questo tipo. Facciamo una roba di questo tipo. Andate in autonomous carpet sieging voi che siete, come si dice, mercs. Perfetto. Perfetto. Allora, io direi cambiamo sulla Francia e mandiamola proprio a cercare rogna. Ma Anhalt. Ah, è un lesser partner. Madonna, ragazzi, l'Austria ha tutto. Oggi puntatona lunghissima, c'è tutta la guerra... Tutta la guerra di cui volete vedere qua. Ok. Perfetto. Questi stanno assediando Parigi. Mi interessa poco. Io qua devo fargli più punti possibili. Dobbiamo distruggerli questi. Questi dobbiamo veramente distruggerli. Ok.
mercantilismo, mio signore. No, mi dai l'unconditional, cara Austria di merda. Mi dai l'unconditional. Ok. Perfetto. Vabbè, di quelli interessa relativamente poco, ve lo dico. Ok, allora. Incameriamo denari. Ok, vai a liberare leva. Ok. Brava Francia, liberati Parigi, Dio santo, liberati Parigi, che qua facciamo un purpurì, facciamo un purpurì. Power recovery speed, dobbiamo prenderci questo. Oxford, chi se ne frega. Perfetto. Così abbiamo anche il manpower recovery speed che ci serve tantissimo a noi. No, perdiamo pure 10 di prestigio, tanto ne faremo un quantitativo di prestigio adesso clamoroso. Ok, Anhalt è andata giù. E adesso via. Via a pestare come se non ci fosse un domani. Dai che siamo arrivati a livello 2. Ok. Hanno buttato giù Caen, eh? Ha buttato giù Caen. Allora, iniziamo a andare di lì, va? Ok, anche te, vi inizia a venire qui anche te. Andiamo a prendere il war goal. Qui gli facciamo malissimo, eh. Gli facciamo veramente male. Tarada ka tarada ta 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 tarada ta tarada ta tarada ta ta. Dobbiamo stare molto attenti alla pace.
Per forza. Ok. Excellent. Perfetto, andiamo a prendere quelli. Chissà che i nemici dell'Austria si rivalgano adesso. Esatto, vai lì. Local arrest. Sì, facciamo così. Beh, la Francia lì sta steamrollando, eh. Ok. Ok, libera lì. Tocca anche ammazzargli i ribelli, va. Ok, bene. Vai su Warten. Gli prendiamo tutto. Tutto gli prendiamo. Tutto gli prendiamo. Noi abbiamo la Call for Peace. Farli fuori sta gentaglia qua. Ok. Sono troppo potenti loro, ragazzi, eh. Troppo potenti. Troppo potenti. Allora, deve anche le neighbor reach out happens. Ok, 99, possiamo fare la pace, ragazzi. Secondo me possiamo fare la pace. Allora, iniziamo a vedere quali sono i territori che servono a noi. Allora, a noi serve la Saxe-Burgundy, quindi questi tre. Allora, 1, 2, 3 e 4, ok. Potremmo prendere questi. Ok. Poi, e siano al 30%. Vediamo che cosa potremmo fargli liberare. Ne potremmo fargli liberare. Venezia no. Non riusciamo. Possiamo liberarla noi, Venezia, però. Possiamo liberarla noi, Venezia. Allora, vediamo un po'. Troppo, eh. Troppo liberargli Venezia. Non
conviene. Io gli tirerei l'Humiliation, le War Rap e il Max Money. Ok. E noi adesso finalmente abbiamo fatto il size Burgundy. Ottimo. Allora, noi adesso abbiamo... Shatten French Nobility ce l'abbiamo già. Ci mancano le Secure Duke Rounds, ok? Che sono... è l'annessione di queste due... di queste tre provincette. E poi dopo possiamo sbloccare la nostra Angevin Kingdom. Summer Kunt, Will the End of the Game, Local Dev e l'atto di unione. Quindi, signori, puntata lunghissima, ma ci siamo visti tutta la guerra, abbiamo dato un bello sberlone all'Austria, abbiamo fatto rompere il Commonwealth e adesso speriamo che la Russia sul Commonwealth riesca a rifarsi. Un saluto dal vostro dittator Lawrence, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao belli!